Che dite? Non sembra un po' un professore con questi occhiali? Buongiorno amici di Vadamax YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Come potrete ben notare, mi sono comparsi un bel paio di occhiali qui sul mio viso perché mi hanno trovato leggermente miope e astigmatico, ma comunque tranquilli, niente di preoccupante. Questo non andrà assolutamente ad influire sulla mia qualità di guida. Se avete seguito con attenzione la pagina Facebook del canale, che trovate qui giù in descrizione, negli ultimi giorni ho ricondiviso dei video che hanno fra loro un unico elemento in comune, ovvero la telemetria GPS. Sapete che è stato sempre un mio tarlo molto particolare realizzare video di questo tipo, ed è proprio questo l'argomento del primo episodio della nuova rubrica Cutting Break, la pausa del cartista, questa nuova serie che è incentrata principalmente su daily vlog e vlog realizzati in pausa pranzo dal lavoro, così in maniera del tutto semplice e veloce. In questa rubrica verranno trattati i temi inerenti al karting e anche al motorsport in generale, con guide pratiche, consigli miei personali e quant'altro. Come detto, l'argomento di questo primo video sarà appunto la telemetria GPS. Ho notato che su YouTube e su Facebook c'è carenza di materiale a riguardo della telemetria GPS, per cui diciamo mi sono sentito un pochino in dovere di colmare questa lacuna, partendo dai principi tecnici fondamentali, passando poi alla tipologia di dati che possono essere acquisiti con questa tecnologia, per poi arrivare al mio setup di acquisizione dati seguendone la sua naturale evoluzione. E alla fine del video vi indicherò il fattore tecnico fondamentale per acquisire in maniera ottimale tutti i vostri dati. Per cominciare vi darò dei brevi cenni tecnici riguardanti appunto questa tecnologia di GPS, che come tante altre cose è stata sviluppata inizialmente per fini militari, un po' come internet. Il GPS sta per Global Positioning System, sistema di posizionamento globale. Questo sistema è basato su una rete di satelliti chiamata più comunemente costellazione, che attraverso un complesso sistema di triangolazioni permette a un ricevitore sul suolo terrestre di ricevere i dati sulla propria posizione, ovvero latitudine, longitudine e anche ora locale. Ovviamente non esiste solamente il sistema GPS, ma esiste anche la versione russa che si chiama GLONASS, la versione cinese e anche la versione europea che si chiama Galileo, chissà perché. Ma quindi come può esserci d'aiuto la tecnologia GPS e che dati si possono rilevare? Beh, i dati più interessanti che si possono rilevare sono ovviamente la posizione, utile nelle gare in cui c'è anche il fattore strategia, le traiettorie, cosa utilissima per poter capire dove poter limare quei decimi fondamentali in gara e anche in qualifica, la velocità, che è espressione diretta delle potenzialità del motore, e anche le accelerazioni laterali, sia trasversali che longitudinali, utili per individuare i fenomeni di sotto e sovrasterzo. E come facciamo ad acquisire tutti questi bei dati? Semplicemente con un ricevitore GPS. All'inizio della mia esperienza in questo ambito usavo semplicemente un vecchio smartphone Android, dotato di GPS ovviamente come questo, un vecchio Xperia Sony Ericsson, per cui niente di eccezionale, precisione discreta, insomma, tanto per cominciare i primi rudimenti andava più che bene. Poi però la voglia di precisione è aumentata di pari passo e tra le varie pieghe di internet ho potuto trovare questo, un bel datalogger GPS della Qstertz con una precisione molto superiore rispetto allo smartphone, e da allora ho deciso di utilizzarli in combinata, lo smartphone per vedere i tempi collegato via bluetooth al data logger. La cosa fantastica di questo sistema ibrido è che praticamente il data logger non solo fa da antenna GPS esterna, ma fa anche da data logger integrato, per cui una sorta di sistema di backup in caso di necessità. Per acquisire i dati fondamentali per avere le nostre belle registrazioni con la sovrimpressione, io personalmente vi consiglio un paio di applicazioni, RaceTime e RaceChrono. Le trovate tranquillamente sia per Android che per iOS, vi lascio il link in descrizione, almeno per quanto riguarda la parte Android. Come detto all'inizio, c'è un parametro fondamentale da tenere in considerazione per ottenere delle misurazioni quanto più precise possibili, ovvero è la frequenza dell'antenna GPS stessa. Più è alta, più precisione e più campionamenti al secondo verranno effettuati, quindi capirete benissimo che uno smartphone con un'antenna da 1 Hz non avrà la stessa precisione del data logger che è da 5 Hz, per cui capirete che è molto importante questo parametro. Il mio personale consiglio è quello di andare con frequenze superiori ai 5 Hz e quindi un campionamento ogni 0,2 secondi, che mi sembra il minimo per quanto riguarda il motorsport. In sostanza è un ottimo strumento per poter migliorare se stessi e poter anche limare quel qualcosina in più che ci permette di essere più veloci ed efficaci in pista. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale e di rimanere sempre collegati, perché da questo video scaturirà anche un bel tutorial pratico pratico su come realizzare questo tipologia di video. Dal vostro Vadamax è tutto e ci vediamo domenica prossima. Bye bye!